Parliamo un po' dello scandalo che ha investito Marvel Rivals, una storia che è stata sulla bocca di tutti nei giorni scorsi, che adesso vi accennerò qualora non sappiate di cosa sto parlando, che ha avuto ovviamente parecchi strascichi e un'infinità di domande da parte del pubblico, che hanno ovviamente riguardato anche la nostra community, tant'è che l'altro giorno, proprio per facilitare un po' le cose, ho aperto un box domande su Instagram per permettervi di fare qualche domande in più e ne parliamo dopo aver fatto un'introduzione generale. Allora, cosa è successo? NetEase, che è praticamente il publisher di Marvel Rivals, nel recente passato ha praticamente concesso in anteprima i codici d'accesso all'alfa, mi pare fosse, di Marvel Rivals in cambio però della firma, della sottoscrizione di un accordo in cui ci si impegnava a non parlare male del gioco. Ora, dopo che la notizia è diventata di dominio pubblico, perché parte di questo documento è stato messo online da qualcuno appunto che stava per firmarlo, è ovviamente scoppiato lo scandalo. NetEase si è dovuta scusare, ha detto che è stato un errore di comunicazione, a quanto pare sembra abbiano usato proprio queste parole, e ha annunciato che avrebbe poi revisionato questo accordo per, insomma, cambiare un po' le cose. Però la sostanza non cambia. E è la drammatica conferma di quello che vado dicendo da mesi, ovvero che c'è un problema di base. Cioè, soprattutto i content creator ormai, streamer, content creator, insomma, tutto quello che è il mondo della comunicazione viene percepito dall'industria come uno strumento di marketing. E di conseguenza si stanno modificando le cose sempre di più per configurare quella che è un'attività di marketing. Cioè, io ti concedo il gioco in anteprima. Però tu poi sei obbligato a farmi buona pubblicità. Poi fondamentalmente il documento questo lasciava intendere. Ora io il documento chiaramente non l'ho visto per intero, ho visto gli screen che hanno pubblicato in giro su X, l'ex Twitter, ma resta comunque un qualcosa di sinceramente agghiacciante proprio nell'idea stessa di quello che si sta facendo firmare. Cioè tu non vuoi un'analisi, non vuoi delle impressioni da offrire al pubblico, vuoi pubblicità di fondo. E la cosa che mi fa sorridere è che poi c'è chi ancora fa finta di non capire quello a cui alludevo tempo addietro, ma va bene lo stesso. Il punto è, secondo me, che per quanto i dev abbiano, anzi, il publisher abbia fatto un passo indietro in questo momento, resta comunque la dimostrazione di quanto si stia cercando di vedere fin dove gli addetti ai lavori riescono a tollerare e fin dove ci si può spingere poi per ottenere buona pubblicità, no? Perché ora come ora, dal mio punto di vista, non è il momento di chiedersi se questa cosa si ripeterà, ma quando, che forse è la chiave di lettura ancora più pessimistica di quanto io sia solito fare, ma onestamente la vedo così. Cioè, è un bruttissimo segnale, questo, bruttissimo. Perché se qualcuno arriva a fare una cosa del genere, vuol dire che c'è la percezione che si possa rendere prima o poi accettabile. Ora vorrei passare, dopo avervi illustrato un po' le cose, alle vostre domande al riguardo, le domande un po' più significative che mi permetteranno di fare qualche discorso che si leghi a questa storia e magari offrire qualche spunto di discussione per portare avanti la discussione. Allora, la domanda più gettonata è una cosa comune? No, non è una cosa comune, ragazzi. Per quanto riguarda la fornitura di codici, la fornitura di accessi a qualcosa, non è una cosa comune. Io vi posso dire che non mi è mai capitato di sentirmi chiedere di parlare bene di qualcosa in occasione di fornitura di materiale, ma è chiaro, è implicitamente parte del discorso, cioè se ti danno qualcosa, è ovvio che non si aspettino cattiva pubblicità. Poi, ovviamente, ognuno fa come gli pare, con tutte le conseguenze eventuali del caso. Ve le ho raccontate tante cose successe, e ve l'hanno raccontate anche tanti altri nel corso del tempo. Però, ecco, in linea generale, no, non è una cosa comune. Poi, queste cose di solito non riguardano solo le sponsorizzazioni. Esatto. Cioè, con buona pace di chi vi dice che anche se viene pagato può fare quello che vuole, il punto è che proprio c'era e dovrebbe esserci una differenza sostanziale fra la sponsorizzazione e la fornitura di materiale a fini comunicativi. Cioè,
Cioè, se io ricevo del materiale per svolgere la mia attività, dovrei essere libero di farci quello che voglio. E tendenzialmente lo si è, come vi dicevo poco fa. Il punto è che, appunto, nelle sponsorizzazioni invece le cose sono diverse. Con le sponsorizzazioni tu firmi un contratto che ha delle regole, dei punti, come posso dirvi? Delle clausole, no? Per cui tu ti impegni a fare una certa serie di cose. Quindi, e tra queste non c'è il parlarne male, no? C'è il parlarne bene, è ovvio che bisogna parlarne bene, no? Perché è pubblicità. Cioè, quando uno accetta una sponsor diventa testimonial e non si è mai visto un testimonial dire non te comprà sta cosa, no? Quindi intendiamoci. Quindi diciamo che però, appunto, solitamente questo genere di accordi del parlane bene coinvolgono solo ciò in cui c'è un rapporto commerciale. Poi ci saranno possibili ripercussioni negative sul modus operandi delle altre aziende? Il rischio secondo me c'è, nel senso, adesso sta cosa è andata così. Magari tra un po' di tempo qualcun altro proverà la stessa mossa. E magari quella volta non ci sarà tutto questo clamore. Cioè, torniamo sempre al solito discorso. Quello che oggi è accettabile sotto tanti punti di vista, 10 anni fa non lo era. Cioè, come vi ho tante volte detto, 10 anni fa sarebbe stato impensabile vedere rapporti continuativi e frequenti fra comunicatori e aziende da un punto di vista commerciale. Adesso invece è accettabilissimo, è stato normalizzato incredibilmente tutto questo. Quindi immagino che si cercherà di normalizzare anche quello che è accaduto a NetEase adesso, con NetEase adesso. Non mi stupirebbe se fra 10 anni fosse norma comune imporre la firma di documenti che impongono il parlare bene di qualcosa in cambio di materiale. Non mi stupirebbe, onestamente, perché abbiamo visto accadere cose, secondo me, altrettanto serie negli anni. Quanti l'avranno fatto senza farsi scoprire? Non lo so, cioè, onestamente, questa dietrologia non la riesco a mettere in ballo in questo momento. Non lo so, non è quantificabile, non so se sia effettivamente accaduto, non escludo che possa essere accaduto, ma non ho elementi per dire che sia una cosa probabile, ecco, questo lo voglio dire. È successo anche a te, codici in cambio di recensioni positive? No, assolutamente no. Mi è capitato ovviamente di percepire il desiderio che le riflessioni fossero positive e mi è capitato, come vi ho detto, di percepire un certo fastidio quando le impressioni non sono state positive, quello sì. Perché è normale, questo è un sistema costruito affinché ci sia un do ut des, ok? Quindi al netto di tutto quello che si racconta, la libertà, la trasparenza, le cose, è un sistema costruito sull'influencer marketing, ormai, soprattutto adesso. Succede anche in Italia. Allora, solitamente questo genere di accordi che hanno coinvolto, cioè come quello di NetEase, sono accordi che vengono proposti su base internazionale, cioè non, che io sappia non vengono fatte differenze sulla base del mercato in cui si chiede, no? Però non lo so. Ripeto, io adesso da qualche mese sono completamente fuori da queste cose, come ben sapete, quindi non so se in questo caso specifico NetEase abbia applicato queste norme, queste richieste anche sul mercato italiano, quindi non vi so rispondere. È un fenomeno diffuso? No, ragazzi, no. Non è un fenomeno diffuso, a me non è mai capitato di firmare qualcosa, se non appunto in presenza di sponsor, dove fosse richiesta una espressione positiva. No. Potrebbe essere la punta dell'iceberg, potrebbe essere l'inizio di qualcosa, come dicevo, potrebbe essere l'inizio di qualcosa. Non sono queste situazioni, a tuo parere, a mettere al sole chi fa recensioni vendute? Di sicuro solleva un problema di percezione di quelli che sono i comunicatori da parte dell'industria, con la compiacenza di un pubblico che non si pone mai problemi a riguardo. Questa è una cosa che dico da tempo. Però le recensioni vendute in linea generale non esistono. Io non ho mai sentito di qualcuno che ha preso dei soldi per fare una recensione con voto positiva. Cioè, per mie esperienze, tutti gli anni in cui ho passato, prima stampa, poi web, poi lavoro in proprio, non mi è mai capitato, però. Però diciamo che è una questione che forse solleva un po' di legittimo e giusto interesse nei confronti del fenomeno e del sistema. Un sistema in cui, come ben sappiamo, ci sono tante realtà che hanno rapporti commerciali continuativi con le aziende che poi sono oggetto della loro critica. Quindi quello è il problema
di cui parliamo ormai da tempo immemore. E poi ecco, questa è la domanda delle domande, che è quella un po' più frequente che ho lasciato per ultimo, ma nelle sponsorizzazioni c'è l'obbligo di parlarne bene? Nelle sponsorizzazioni c'è implicitamente e a volte esplicitamente l'obbligo di parlare bene, ovvio ragazzi. Io capisco che siamo in un contesto storico in cui si vuole far credere che durante una sponsorizzazione il coltello dalla parte del manico ce l'abbia chi riceve i soldi. Non è così. Non è così, ragazzi. Cioè, quando qualcuno viene preso per una sponsorizzazione, il capo è chi ti dà i soldi, non chi fa il lavoro, eh. Perché capisco che questa narrazione sia molto funzionale in tanti momenti, in tanti contesti, in tante realtà, per farsi percepire forti e potenti, ma non è così. Non è così, ragazzi, ma non potrebbe essere così. E mi stupisce che qualcuno possa credere che possa essere così. E mi stupisce che qualcuno possa pensare di poter far credere che possa essere così. Ragazzi, su, qualcuno vi paga per fare un qualcosa e voi lo dovete fare esattamente come richiesto da chi vi paga. Ma in tutti i lavori è così. Poi tu puoi dire no, non lo faccio, se non hai ancora firmato. Ma quando hai firmato, se dici no, non lo faccio, è capace che ti fanno pagare anche una penale, se è prevista dal contratto. Cioè, ragazzi, i contratti non sono chiacchiere tra bambini delle elementari, sono contratti legali che hanno tutta una serie di implicazioni e cose da rispettare. Quindi, nelle sponsorizzazioni c'è l'obbligo di fare tutto ciò che è elencato nel contratto che si firma. Altrimenti non lo firmi e lì puoi esercitare il tuo potere e dire non firmo. Bene. Però non prendi manco i soldi. Se firmi, fai quello che hai richiesto. Quindi, tenete presente, adesso ci sono contratti, addirittura questa me la sono segnata perché volevo dirvela. Ci sono addirittura contratti in cui è richiesto che tipo di colori non usare a livello di vestiario. Ci sono contratti in cui è richiesto di non parlare della concorrenza, di non nominare la concorrenza, di non lasciare nulla che in qualche modo ricordi la concorrenza. Cioè, voi non avete idea di che genere di dettagli e quanto siano dettagliati certi contratti di sponsorizzazione. Quindi, voglio dire, cerchiamo dei fai seri e di vedere il mondo per quello che è. Perché c'è, e ripeto, c'è una profonda differenza fra fornitura di materiale e sponsorizzazione. Quello è importante perché questo caso di NetEase ha portato una fetta di pubblico a credere che siano la stessa cosa. Rischiano di diventare la stessa cosa col tempo perché l'industria ha capito che il mondo dei comunicatori è composto da yes men tendenzialmente. Gente che pur di non perdere i benefit è disposta a fare tante cose. Ma tendenzialmente le sponsor sono una cosa e sono una cosa ben definita e andrebbero, come dico da sempre, regolamentate in un certo modo affinché tante cose non siano più possibili. E poi ci sono i rapporti di reciproco interesse su base di benefit, cioè tu mi dai un codice e io posso svolgere la mia attività rispetto a chi magari quel codice non ce l'ha. Questo è il concetto. Però non c'è mai stato, e lo voglio ripetere, per mia esperienza, l'obbligo di parlare bene di qualcosa in cambio di materiale. Ce lo si aspetta, lo si spera da parte dell'industria, ma non è stato mai richiesto esplicitamente, per mia esperienza. Quindi, ragazzi, questo è qua. Spero di aver chiarito tutti i dubbi che legittimamente avete manifestato e di avervi raccontato un po' qualcosa che magari potreste non aver mai avuto modo di chiedere, di cui avere risposta. Però ripeto, in conclusione, questa storia di NetEase è brutta, ragazzi. È brutta perché, ripeto, non sarà sicuramente l'ultima volta in cui sentiremo parlare di queste cose. Quando qualcosa si manifesta una volta, è l'inizio di qualcosa, potenzialmente. Ora, siccome il pubblico tendenzialmente non si pone grandi problemi in questo senso, perché è stato educato e cresciuto sulla base del "ma tanto voi vi dovete fidare", e allora probabilmente le cose andranno sempre peggio. Perché il pubblico non si deve fidare di nessuno. Non si deve fidare di nessuno, neanche del più pulito dei puliti.
deve farsi una propria idea sulla base di quello che vede. E purtroppo, fin quando non ci sarà un pubblico desideroso di farsi un'idea sulla base di quello che vede, senza necessità o voglia di fidarsi di nessuno, le cose non andranno mai verso il positivo, ma andranno sempre verso il negativo. E siccome il pubblico, come ben sappiamo, il grosso del pubblico è predisposto verso la fiducia incondizionata verso coloro che ama, siamo destinati, secondo me, a veder proliferare situazioni come quella di Marvel Rivals. Spero di no, ma temo di sì. Ragazzi, questo è. Fatemi sapere se poi ci sono altri dubbi, curiosità nei commenti, sono ovviamente a disposizione, però credo di avervi veramente detto tutto, anche perché ho cercato di prendere le domande, anche di unire più domande simili in concetti che potessero essere, validi un po' per tutto. Non credo ci sarebbe altro da dire, per cui ragazzi, fatemi sapere e noi ci vediamo alla prossima.